Allora, siamo arrivati in casa e questa è la casettina che abbiamo scelto. Probabilmente abbiamo messo già un puff qui perché abbiamo posato le valigie, ma adesso vediamo. Qui c'è il bagno che vi faccio vedere adesso. E qui c'è una console con i cassetti, sì, dove abbiamo appoggiato le borse, abbiamo messo sotto le scarpe e tutto il resto. Allora, divano letto, che adesso apriremo. E poi c'è un tappeto e abbiamo già tirato fuori le sedie perché questo tavolo si può chiudere, vedete, basta spingerlo e quindi diventa parte della cucina, come anche questa parte qua si può chiudere e si copre la zona microonde, cioè proprio l'anta. Questa è la cucina, abbiamo fatto un po' di spesa, vedete, questa è la porta d'ingresso e abbiamo messo un po' così, abbiamo preso velocemente, c'è il lavello, c'è il piano di induzione qua, microonde, fornetto, il macchinario di caffè. Non ho idea se c'è lavastoviglie, non ho assolutamente una frigorifera qua sotto. Ah sì, c'è la lavastoviglie, abbiamo provato le capsule, perfetto. Adesso poi vediamo tutto bene. E poi in questa stanza, fatta così, c'è un letto, ok, carino. Non ho idea di che cosa ci sia qua fuori. Magari lo vediamo meglio domani, ok? E l'armadio, vi faccio vedere il bagno. Allora, il bagno è anche abbastanza grande. Abbiamo una vasca, ma con il vetro, quindi una doccia, vasca doccia. Ok? Abbiamo questo cannino dove c'erano gli asciugamani, dove si possono mettere appunto gli asciugamani. E c'è scritto Home at Porto, che è il nome della casetta. E niente, fatto così, semplicissimo. Lavello, lavabo, scusate, con carta igienica e phon, ma se ne avevamo portato. Ci hanno fornito sia il sapone per le mani che il disinfettante, che è appunto questo qua della doccia. Non è via di qua, perché la guardia non fa. Comunque, il complesso carina. Noi siamo già in fase editing. Proviamo ad aprire il letto per vedere com'è il giorno letto. Buongiorno, welcome to Porto o Porto, dipende, perché qua sono le sister. Dobbiamo andare di là, Giada. Sono le sister Porto o Porto, no, o Porto a Porto. Vabbè, hai capito, comunque le stesse. Sì. Adesso siamo appena uscite di casa, quindi in realtà non abbiamo ancora visto niente. L'unica cosa certa è che stiamo andando al mercato. Siamo già arrivati? No, adesso lo facciamo, sì. Stiamo andando al mercato perché domani è domenica e sarà sicuramente chiuso. Quindi abbiamo detto facciamo tutto oggi. E si sta bene, c'è un po' di arietta, ma devo dire che dava pioggia, brutto tempo. In realtà invece c'è l'umidità giusta, un po' stile mare quando c'è pioggia. Sì. Quindi good. Allora, prime impressioni del mercato, che è strapulito, veramente, raga, organizzato, cioè è stupendo, mi viene proprio voglia di mangiarci queste cose così e di prendere la cosa perché il pavimento veramente, raga, è super pulito. Sapete, nei mercati comunque, anche quando sei a Barcellona, c'è un macello, invece è super organizzato, pulito, lineare, bellissimo. Ogni pasticceria che vede vuole entrare dentro. Ma è vero, perché mi fai passare per una? Tu no, invece. Io voglio assaggiare le cose tipiche di qua. Eh sì, infatti hai preso che cosa? Gli arachidi. Gli arachidi. Al mercato. Con la mia madre è molto contenta anche di fare su e giù con questi qua, perché devo dire che sono... La cosa bella è che fai attività fisica, nel senso che fai su e giù.
food. Allora, per informazioni, per chi ha bagagli, valigie, così via, e vuole comunque girare, alla stazione di São Bento, che è qua, proprio una stazione, ci sono questi cosini qui che, in base alla grandezza, eccetera, eccetera, e potete lasciare tranquillamente il bagaglio in base alla grandezza che vi serve, ma vi dico, quello small ci stanno benissimo, è un po' piccolino come ingresso, ok, perché è quello lì, questi qua in basso, però sono un sacco profondi, cioè, guardate, ok, e questi sono i prezzi, e poi comunque è da visitare, quindi ve lo consiglio, e ed è super carina perché Porto a tutte queste piastrelle in azzurro, che è la loro, vedete che bello, stupende, anche di qua, e oltre alle chiese che ci sono praticamente, che sono raffrescate in questo modo sia esternamente che internamente, sono anche nelle stazioni. Allora ragazzi, scusate, ma ci siamo impappati tutto quello che abbiamo preso, tipo in queste rosticcerie dove vendono questi dolcettini qua tipici, e con la crema pasticcera dentro. Io l'avevo già assaggiato in Canada perché la mamma di è troppo complicato, comunque una signora portoghese in famiglia li aveva portati, e quindi li avevo assaggiati, erano buonissimi. Adesso assaggio questi, loro l'hanno già pappati, in più ne abbiamo pranzato praticamente qui, perché almeno riuscivamo a fare tappa bagno e tutto il resto, tanto eravamo veramente vicini, quindi l'abbiamo preso in rosticceria, e adesso io vado a bere il caffè e mangerò il dolcino. Abbiamo fatto praticamente tutto questo pezzo, vabbè, oltre qua salire e scendere, che vabbè, ok, tutto questo, tutta una mega salitona che voi adesso non riuscite a vedere, c'è mia mamma che ha pezzi. Lori però alla fine merita, vero? Sì, sì, sì. Guarda, prima eravamo soltanto lì. Guarda i capelli, mamma, l'umidità che sì, c'è. C'è un'umidità pazzesca. Comunque è carino qui. Buongiorno, allora noi diamo praticamente solo il buongiorno, poi il resto della giornata spariamo. Esatto. Allora, oggi in programma cosa c'è? Uno, innanzitutto c'è un po' più di sole. Due, dobbiamo attraversare, quindi aspettiamo un secondo. Ok, abbiamo attraversato. E allora, come programma della giornata abbiamo deciso di fare la crociera, no? Come si chiama? La gita sul battello. La gita sul battello dei sei ponti. Ok, allora abbiamo approfittato di una cosina. Dobbiamo salire adesso, vero? Sì, sì. Praticamente c'era uno sconto Booking di 25 euro. E su Booking la crociera costa, cioè la crociera, vabbè, la gita col battello costa 15 euro anziché 18, che è il prezzo che vedete lì. Anche in altri siti, quindi c'è. Vabbè, ok. Anziché 18 lì. E noi avendo questo 25 euro di sconto, abbiamo pagato 20 euro totale anziché 18 euro a testa, in sostanza. My appetite.
detto il buongiorno, io direi anche il buon pomeriggio. Come potete vedere abbiamo fatto anche un cambio di outfit perché si pezza oggi, cioè fa veramente caldo. Cioè un'umidità, un tasso di umidità pari a... Pari al gonfiore dei miei capelli. Ai Caraibi. Pari ai Caraibi. Comunque, adesso stiamo andando al Palazzo di Cristallo, giusto? Che è praticamente dalla parte a est del centro. E non l'abbiamo ancora fatta quella parte lì, quindi oggi avendo fatto il battello su e giù e bla bla bla, quella zona l'abbiamo vista praticamente 800 volte, è un buco, veramente forte un buco, quindi adesso vediamo che cosa fare e valutiamo anche su che cosa fare domani, perché se è così l'andazzo abbiamo veramente un sacco di tempo libero, cioè poi avevamo cucinato ieri sera piselli, se lo dico prima, per farci mangiare, cioè per mangiare a pranzo oggi la vellutata di piselli per essere un po' più leggeritti, perché con la mamma abbiamo preso il dolcetto che non abbiamo mostrato. No, no. Vabbè, abbiamo preso un dolcetto, quindi noi mangiamo i piselli per poi qua a sinistra. Esatto, però vabbè, pazienza. Allora, non abbiamo dato un feedback sul vaporetto di oggi. Oh raga, veloce. Cazzo si chiama, raga, sul il battello. Il battello di oggi. Non ne vale la pena. Allora, diciamo che noi che abbiamo speso 20 euro in tre, c'è stato, alla fine non abbiamo riempito la giornata e tutto il resto. Per chi spende 18 euro a persona, a parte che dura meno di 50 minuti secondo me. Sì. E praticamente fai un giro e parla in portoghese e poi in inglese, quindi se non capisci il portoghese non capisci l'inglese, non capisci dove stai andando. Cioè cosa stai vedendo, dici? Sì. Fa vedere poi principalmente i ponti. Ponti. Dal battellino. Vabbè, non c'era dei ponti, diciamo. Sì, no, nel senso, non è una cosa che tu dici magari c'è qualcosa in più, cioè farti capire, anche io sono andata a vedere le cascarine, magari ti porta sotto, è un'altra cosa, capito? Meno. Il vero motivo per cui siamo venuti qui è perché volevamo fare la foto con la scritta Porto, che prima era davanti al municipio, ma comunque avevamo a fianco a casa, e poi dopo l'hanno tolta, quindi abbiamo visto che ce n'era una qui e siamo venute qua. Adesso ve la faccio vedere. Quindi sappiate che al Palazzo dei Cristalli, del Cristallo, comunque mi ricordo, c'è la scritta Porto. Sì, sì. Vogliamo fare la mamma? Sì. È un po' di... Vabbè, possiamo farla tutte e due così, va bene. Buongiorno, ultimo giorno a Porto, adesso praticamente è l'ultima mezza giornata, sì. Stiamo riandando al mercato che ci è piaciuto un sacco e volevamo prendere delle sardine, sapete le confezioni delle sardine carine? Qua vendono un sacco di sardine, quindi abbiamo detto andiamo a prenderle al mercato, ci facciamo un giretto lì, mangiamo, poi andiamo a riprendere i bagagli e andiamo direttamente in aeroporto, ci vuole una mezz'oretta, ovviamente se la metro, mamma è rossa. Se passa con te velocemente, cioè nel senso subito. Allora, anche oggi la giornata è un po' più nuvolosa, però si sta benissimo, avendo solo la magliettina è top, quindi finiamo di fare quest'ultimo giretto al mercato e poi andiamo a casa.